500 contro questi autovelox. Certo. In che modo? Organizzeremo una lumacata, adesso sentiremo con i presidenti, tutti gli altri compagni, non rossi, e cercheremo di organizzare questa lumacata dal Benga, che partiremo dal Benga, giro al Benga, e andare fino a Villanova Garlenda a una velocità molto moderata, di meno, sotto i 20 all'ora. Parteciperete solo voi delle 500 o possono partecipare tutti? No, potranno partecipare tutti quanti con qualsiasi cosa, anche con le biciclette. Il senso è quello di sensibilizzare un attimo in merito al limite di velocità considerato troppo basso? Pensiamo che questo qua è solo per far cassa, non per prendere e tenere gli automobilisti pazzi a una certa velocità, perché qua passiamo migliaia di volte, gente passa 4, 5, 6, 10 volte al giorno, è una cosa indescrivibile. Quindi per prendere delle multe, per farsi togliere dei punti, specialmente agli autisti dei mezzi più pesanti, è una cosa indescrivibile. La farete solo qui o anche altrove? Pensiamo più avanti coi sindaci di trovarci a Vado. Perché in effetti tutta la provincia vive situazioni simili, certo che però San Fedele Lusignano è quella forse più tartassata? Sì, diciamo che questi due punti, Lusignano e San Fedele, non è tartassata, è proprio stata portata ai limiti di sopportazione, perché non è una cosa... Non si può ponderare su queste cose qua, e quindi anche la notte alle 3 prendi la multa, a qualsiasi ora prendi la multa, ma stiamo scherzando. Lusignano è fuori di... non c'è niente praticamente davanti alla Sogigros, e lì ne hanno presi tantissimi, ma questa è una cosa allucinante. Sapete già la data per questa lumacata? Ancora no, da organizzare, e ti faremo sapere. Perfetto.